Summer School di quest'anno è dedicata al tema della multimodalità, multimedialità e della transmedialità. La Summer School innanzitutto è un momento intensivo per il nostro dottorato, è il terzo anno che attiviamo questa opportunità per i nostri studenti. La tematica di quest'anno è estremamente rilevante alla comunicazione odierna, attuale. Il parterre di relatori è veramente di eccellenza, copriamo ambiti che vanno dagli archivi multimodali all'analisi dei musei, all'analisi di soprattutto dell'editoria multimodale, multimediale. Sono tematiche e relatori di grande importanza, ma credo che per gli studenti sia importantissima anche l'occasione di incontrarsi, di presentare il loro lavoro, di discuterlo con queste grandi figure. E per noi è molto importante anche che siamo riusciti ad alternare appunto momenti di lezione, momenti di laboratorio e una giornata finale in presenza, che quest'anno è a qualcosa di abbastanza eccezionale. Riusciamo a chiudere in sostanza con una occasione in cui gli studenti potranno anche meglio conoscersi fra di loro, proprio perché l'importanza di questi momenti sta nella formazione intensiva, ma anche nel costituirsi di una piccola comunità internazionale. Abbiamo studenti che vengono dalla Nuova Zelanda, che ovviamente saranno online, dalla Germania, dalla Spagna, ma anche un po' da diverse parti d'Italia, che invece riescono a trovarsi di persona qui. Il lavoro si colloca nell'ambito del progetto di eccellenza di cui il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali è stato vincitore nell'anno 2017, i lavori sono cominciati nel 2018. Abbiamo investito molto sull'alta formazione dei giovani, in particolare sul dottorato. Abbiamo anche, il progetto di eccellenza prevedeva delle borse aggiuntive di dottorato. Il progetto d'eccellenza aveva come tematica principale quello delle digital humanities, su cui appunto sono stati incentrati questi lavori di Summer School. Abbiamo avuto la possibilità, come diceva la collega Marina Bondi, di invitare persone di grande rilievo e di dare questa opportunità ai nostri ragazzi. Quindi insomma è sicuramente un evento di cui siamo estremamente orgogliosi.